No question that you're being tested in Iraq. Being tested politically as well as militarily. That we must and will win. That we must and will win. And will win. Quanto dolore, quante tensioni nascoste tra noi nei nostri pensieri. È sempre quello vecchio, ci hanno ritirato. Proviamo. Aspetta, così pochino. Basta, basta, andiamo avanti. Che ne pensa di Alfano, Berlusconi? Alfano dovrebbe... Penso io... Cioè, Alfano... Che ne pensa della situazione contingentale politica degli ultimi secondi, gli ultimi anni, mesi, giorni? Gli ultimi secondi sono stati molto intensi. Ecco, un grande esponente politico di Cisterna, ma è un cosmopolita. Buonissime esperienze. Comunque l'esperienza a conciliare sicuramente quello che è l'equilibrio che c'è tra quello che viene definito il vecchio partito e la parte giovane è piena di idee, che vuole consolidare qualcosa di veramente importante. Penso che noi siamo la dimostrazione più concreta. E vedere certi congressi, incontri così, parole, ma soprattutto persone che condividono la tua stessa passione nello stesso modo è veramente qualcosa di straordinario, penso. Grazie Jacopo Marielli. Tommaso Ciorra da San Cosma Castelforte. E Castelforte, la sua giovane militanza, cosa ci dice di questa esperienza politica nei giovani del Partito Democratico? Beh, è iniziata da pochi mesi, spero che siamo stati molto proficui e ci piace, abbiamo fatto una buona scelta ad aderire a questa organizzazione, speriamo di dare un grande contributo per i prossimi 3 anni. Grazie Tommaso. Marco, lui è di Idria, abbiamo pure vinto le elezioni, torniamo, cioè, siamo tranquilli, no? Le ho vinte io. Gianmarco, il neo segretario del circo San Cosma a Castelforte, si è preso questa responsabilità, cosa... Grande responsabilità, dobbiamo portare avanti una nuova idea di politica, deve essere una politica pulita, cosa che non abbiamo visto in questi anni. Chiaro e conciso, no? Gianluca, ecco, il teorico del golfo. Come dice sempre Boninca, senza teoria non c'è rivoluzione, esatto. Quindi lo prendiamo sempre, ed è giusto, bisogna dare una buona teoria. Ci vuole, come perché noi prendiamo Boninca ed è il nostro modello intellettuale, no, che ci guida in provincia. No, è il faro del diritto nel mondo del lavoro, possiamo dire che Gianluca... Senza un diritto ha bisogno di ideologia, che ce la fornisce il compagno Boninca. Vediamo anche, vediamo un po' chi c'è, ecco. Compagno Tonello, ultimi giorni da militante dei Giovani Democratici e presidente dell'Assemblea Congressuale. Purtroppo la senilità mi accorse, si improvvisa. Ci lascia dei suoi ricordi di questa militanza. Io sono una cosa in particolare. Felice di aver conosciuto persone meravigliose come Canzano, come Guarda, il poeta cisternese, un eroe dei nostri tempi. Lui, ma è anche allo stesso colore della pelle. Vero, vero. No, sono felice per questa giornata, per l'esperienza che ho vissuto in questi anni, ho avuto modo di conoscere persone meravigliose e di crescere dal punto di vista umano e politico e basta. Ma qualche episodio particolare di qualche seminario, qualche cosa che ti ricorda, ti è rimasta impressa? Ma sarebbe far torto agli altri episodi. Va bene, andiamo avanti, chi ci abbiamo qua? Gaeta, anche il compagno Di Meo, che da Gaeta si è preso sta incompensa e sta responsabile. Insomma, cosa ne pensi di questa militanza nel giorno del Partito Democratico? Sicuramente è un grande onore, è un grande piacere lavorare con questo gruppo che negli anni, grazie al segretario uscente Giuseppe, ha lavorato molto bene, ci avviciniamo alle elezioni e noi faremo il nostro dovere per il Partito Democratico. Grazie. Alessio Orlando, Aprilia, che lui è una giovane militanza, ma ho visto pure che avete fatto le magliette, avete fatto parecchie iniziative Aprilia, com'era la maglietta? Noi non vogliamo essere capiti, vogliamo essere capito. Questo è lo slogan dei giovani democratici. Diciamo, preso dalla canzone di Caparezza, e effettuata grazie alla collaborazione del nostro grafico tecnico Paolo Fraglietta, prego. Questo qui. Ad Aprilia diciamo abbiamo una buona militanza, siamo 35 iscritti, siamo orgogliosi e fieri di quello che facciamo ogni giorno, siamo partiti con diversi
classe campana. E oggi siamo felicissimi di essere qui a questo congresso provinciale, primo dei giovani democratici. Andiamo avanti, chi manca? Chi legge il giornale? Un po' di partito, il signor Raffaele ci dice qualcosa sui giovani democratici, Formia, la militanza politica. Purtroppo la militanza politica si è persa come valore, soprattutto per i più giovani che preferiscono rimanere su altri livelli di attività. Quella è la fase 2 a cui siamo chiamati oggi, e soprattutto quella di recuperare questo senso di militanza tra i più giovani e coinvolgerci nelle nostre attività. Andiamo avanti. Abbiamo Filippo Negliani, ci rilascia una dichiarazione. Ma no, anche sulle sue caratteristiche sportive, sappiamo che lei si dà molto da fare in campo. È rimasta una bustina. No, vabbè, questo è il motivo. No, vabbè, penso che sarà una bella giornata per tutti quanti. Faccio un grande in bocca al lupo. Dove sta Matteo? Sei andato via. Accompagnato. E niente, insomma, spero che potremo continuare a lavorare insieme come abbiamo fatto fino adesso, anche con gli altri ragazzi alla prima. Insomma, è stata una buona relazione tra noi con Matteo, speriamo di fare tante iniziative, insomma.